alla scoperta delle barriere architettoniche della città eterna. Ma attenzione, non stiamo qui per fare una critica esclusivamente a questa città. La situazione purtroppo è abbastanza comune su tutto il territorio nazionale. L'abbiamo organizzata esclusivamente per sensibilizzare l'opinione pubblica, la gente in generale, sulle tematiche delle barriere architettoniche. Tematiche che dovrebbero essere affrontate e sono affrontate a livello dal punto di vista legislativo dell'amministrazione del nostro paese, ma che poi devono trovare un'applicazione concreta. Capita spesso che uno inizia a percorrere un marciapiede e quando arriva dall'altra parte, o perché manca proprio lo scivolo, o perché qualcuno si sia parcheggiato sopra, non si riesca più a scendere. Di fatto, in genere, un disabile preferisce stare direttamente sulla sede stradale, anche se diventa tutto più rischioso. La scelta è quella se rimanere dentro casa oppure andare un po' in giro. La giornata di oggi è propedeutica a un'iniziativa che intendiamo organizzare per il 15 di luglio, che si chiama Disability Pride, che sarà una giornata dell'orgoglio disabile. Qua, ad esempio, possiamo vedere, come ci indica Dario, È un marciapiede da ribalta. volevo comprare un bel paio di pantaloni per la mia ragazza, però diventa un po' problematico perché purtroppo Dolce Gabbana. Vediamo un po'. No, avete una rampa per caso? Assolutamente sì. Che mettete qua per l'ingresso delle persone? Sì, anche per salire le scale. In realtà è una soluzione un po' di comodo, perché a me bussare fuori dalla vetrina e chiedere sempre per favore non è la cosa più simpatica. Diciamo che è qualcosa. Non esiste una normativa che obbliga un'amministrazione anche pubblica di dotarsi di strumenti necessari adatti per il trasporto dei disabili. Ci sono delle normative, è un po' come far rispettare i limiti di velocità o far mettere i ragazzini il casco. Il ragazzino il casco non se lo mette perché sennò si spettina, magari poi c'è il vigile urbano che sanziona.